Hi, today I want to show you my favorite method to join in the round. It's a real clean and clear joining that leaves your perfect join. Oggi volevo farvi vedere il mio metodo preferito per unire in tondo, che lascia praticamente un'unione perfetta e pulita, come potete vedere qua, o in questo altro progetto qua, vedete, senza apertura, without openings, a real clean joining, un'unione pulita. E adesso vi faccio vedere come si fa. And now I will show you how to do it. Okay, now I casted on my stitches. I needed 180 stitches, so I casted 181, one more than the stitches I need. Così ho avviato le mie maglie, ne avevo bisogno 180, per cui ne ho avviate 181, cioè una maglia in più rispetto a quelle di cui ho bisogno. So now, the last stitch I casted on, I move it back on my left needle, like this, by pulling down. I'll show you again in Italian. Adesso vi faccio rivedere in italiano. Praticamente l'ultima maglia che ho montato la sposto nuovamente sul ferro di sinistra, in questo modo. I take the stitch marker, prendo il marcapunto, and I put it on my right needle. Lo prendo, il mio marcapunto, lo metto sul mio ferro di destra, and I work the last stitch and the first one together, knit two together, like this. I'll show you again in Italian, adesso vi rimostro in italiano. Quindi lavoro insieme l'ultima maglia e la prima maglia insieme in questo modo. And I pull a little bit the thread, tiro un pochettino il filo e poi continuo a lavorare. And then I work the other stitches. And this is my favorite method to join in the round. Questo è il mio metodo preferito per unire in tondo. Happy knitting, buon lavoro!